Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Xenoverse. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto il nostro starter e abbiamo, diciamo così, rivissuto in 15 minuti la nostra intera vita, fin dalla nostra nascita, fino a raggiungere i 16 anni, passando per quel fatidico giorno, quando avevamo 5 anni, nel quale nostro padre è misteriosamente scomparso. Misteriosamente non tanto, perché in realtà noi sappiamo che è stato, diciamo, colto in flagrante a prendere delle Pokéball appartenenti a un allenatore sconosciuto. Quindi, signori miei, vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie. Vi mostro i Pokémon che non sono cambiati assolutamente, non li ho neanche curati. Sono Trishul e Sparkle. Trishul, che vi ricordo, è di tipo suono, un tipo che ancora non conosciamo per bene. Comunque, volevo vedere con voi se, parlando alla madre, esatto, si può riposare, perfetto. Quindi facciamolo molto velocemente, sto registrando praticamente dopo l'episodio 1. E nulla, direi di proseguire, non so esattamente dove devo andare, ma deduco che si possa andare di qua adesso, verso la prossima città. Non so sinceramente quanto duri questo gioco, però direi che finché non lo finiamo lo continuiamo. Comunque metterei davanti Sparkle, giusto per provarlo un attimo. E nulla, vi invito a rispondere anche alla domanda del giorno. Abbiamo trovato un altro selvatico, che è un altro Sparkle, perfetto, ha tutto senso. Ok, direi che possiamo anche fuggircela volendo, anche perché altrimenti non lo buttiamo giù più, quindi fuggiamo tattici e proseguiamo. Però, madonna raga, quanti allenatori, cioè quanti Pokémon. Ok, questo qua è livello 2, quindi raga, una preda un po' più facile, lo butto giù. E nulla, è bellissimo, devo dire, lo sfondo di battaglia, nel senso che è davvero fatto bene, sembra quasi di sesta generazione. E anzi, forse è addirittura meglio di quello di sesta generazione, perché è decisamente più dettagliato. Nel frattempo questo Pokémon utilizza azione, praticamente una battaglia di azioni. Sparkle, devo imparare a pronunciarlo bene, perché non è facile. Non è facile come sembra. Ok, tu immagino mi dovrai sfidare. Ha incrociato il mio sguardo, adesso dobbiamo combattere. Direi che ci deve sfidare. In ogni caso ho notato che è partita la musichetta di Pokémon XY quando incontri un allenatore. Sì, è quella. E questo è un Bidoof a livello 3, perfetto. Bidoof cancerogeno deve farsi trovare anche in questo gioco. Io lo avrei tolto. Azione che è pure stab, però statico fa il suo dovere. Ok, questa azione qua però è abbastanza preoccupante. Io ricordo che dovrei avere una pozione nello zaino nel caso. Quanto mi fa? E mi fa tanto. Io provo a usare un'altra azione sperando nell'axe della paralisi. Madonna, quanto sono, cioè, oltre che sculato, ma ho saputo sfruttare il momento adatto. No, ok, non è vero, sono semplicemente sculato. Bidoof KO, perfetto. Sparkle ottiene 39 punti esperienza e sale al livello 5. Non è che impari una mossa di elettro, figliolo. Sta per mandare in campo Caterpie. Proviamo a tenere il nostro Sparkle, che tra l'altro è molto bello. Credo che sia uno dei primissimi Pokémon, anzi forse il primo Pokémon uccellino principale di tipo statico. No, di tipo elettrovolante, perché ce ne abbiamo alcuni. Abbiamo Emolga, come abbiamo Zapdos. Intanto Sparkle è morto male. Ma un Pokémon iniziale con questa combinazione di tipi non si è mai fatto vedere. Mandiamo Trishout, che penso si pronunci così, o sì, Shout, perché Shout dovrebbe essere urlo, quindi Trishout. Utilizziamo Graffio e mandiamo giù questo Caterpie. E forse ci sale il Pokémon al 6? Non vorrei aver bestemmiato in qualche lingua. No, perfetto, livello 6. Ottimo così. Impara Vocalizzo, che non so cosa sia, però. Ok, abbiamo ottenuto una cosa strana, Pokémon Master, ok. Ci sono gli strani graffiti sopra il cartello. Ok, perfetto, cartello illeggibile. Madonna, sono tantissimi allenatori. E tu che ne dici di una sfida? Non vedevo l'ora, guardalo qua apposta. Comunque, adesso voglio assolutamente testare questa nuova mossa, perché, allora, deduco sia di tipo suono. Però voglio capire, iniziare a capire più che altro il tipo suono, che relazioni ha con gli altri tipi. Ad esempio, sul tipo normale, cosa fa? Ma questa mossa poi farà male? Boh. Urco Giuda! L'ho shottato? Buono sapersi, raga. Cioè, praticamente non faccio altro che usare sta mossa per tutto il gioco. L'ho mandato a casa. Cioè, la vita non è neanche scesa. È proprio se liofilizzata, è scomparsa. Ma che roba. Mamma mia. Fortissimo sto Trishout. Comunque sì, sto registrando di sera. E questo qua c'ha l'allevamento di Rattata. Li nutre a
pane e Gennari Bulli. Sto sparlando perché è sera, sono stanco e se sto parlando un po' bassino è proprio per questo. Ma tanto questa qua non sarà una serie di scleri, signori miei, sarà quasi più una guida, anche se non so quanto possa essere utile una guida su un alfa, ma diciamo illustrativa, ecco. Cercherò di seguire la trama, di fare quello che devo fare, mentre invece di solito nelle challenge balzo i dialoghi così a caso. Basta, ti prego. Oh. Battuto campeggiatore Pino che si è divertito. Ok, stiamo ottenendo dei Pokémon Master che penso vogliano dire che a ogni allenatore che batteremo. No, perché ho visto degli scintilli su quell'albero, voglio vedere che diavolo è. Intanto, wow, un Ponyta selvatico, a saperlo, no, avrei potuto anche prendere un altro starter. Ma tanto, raga, penso di non mettermi ulteriori Pokémon in squadra perché comunque non so che senso potrebbe avere. Fatemi vedere se questa cosa ha un'utilità. No, evidentemente. E nulla, stavo dicendo qualcosa, sì, che non mi metterò altri Pokémon in squadra perché non ne vedo l'utilità, sinceramente, dato che è solo un alfa. Direi che possiamo proseguire anche. Non ci credo. Gennaro Bullo. Solo i veri allenatori di Pokémon possono attraversare questo percorso. Cosa? E tu saresti un allenatore? Ma non prendermi in giro, sei solo una mezza calzetta. Madonna, è invecchiato di 50 anni, raga. Prova a battermi se ci riesci. Io sono Gennaro Bullo, insieme al mio Rattata ti sconfio. Ma no, non ci credo. Aspettate, di chi era questa team? Sapete che non ricordo. E sì, va bene. Ok. Penso che sia fatta apposta per perdere. Non vorrei esagerare, però. Ah, sì, esatto. È il remix di Silver. Ok, l'abbiamo preso in quel posto, giustamente. Rattata al 100, sai com'è. Ok, perfetto. Deduco che si torni da nostra madre. No, invece no. Gennaro il bullo completato, perfetto. Pivello, tu e la tua insulsa squadra non potete niente contro il mio invincibile Rattata. Chi è questa? Sarà la madre. Gennaro! Sì, esatto. Mamma, cosa stai facendo qui fuori? Ti avevo detto di pulire la tua stanza. Torna immediatamente a casa. Ma zia, c'ha 30 anni. Ma mamma, stavo giocando. Fai silenzio, Gennaro. Sbrigati e torna a casa. Ok, questa cosa qua era decisamente ridicola. Ma sei così buona ad avermi curato i Pokémon. Ti voglio bene. Comunque, noto che non possiamo essere seguiti da tutti i Pokémon, ma solo dallo starter. Perché abbiamo davanti Sparkle. Ma comunque c'è lo starter che ci sta seguendo, appunto. Sparkle, vai in campo e fuggi perché io questo coso qua non lo affronto anche perché mi avvelenerebbe sicuro. Comunque, prima di proseguire, là avevo visto qualcosa di interessante. Si poteva andare? Sì, c'era un cartello, quindi c'era qualcosa di utile. Sì, spero. Oddio, che figo! Yemin. Ma sapete che non so se. Boh, io lo butto giù. Però in realtà sono curioso del tipo, raga. Io lo catturo, non lo metto in, no, non lo metto. No, fermi tutti. Non lo metto in sidebar, però lo catturo perché sono curiosissimo del tipo. Penso sia un. Potrebbe essere il Bidoof del gioco. Ma volendo potrebbe essere anche di tipo lotta sto Pokémon. Ti prego, però entraci alla prima perché altrimenti. Olè, perfetto. Vediamo subito. Sono curiosissimo. Tra l'altro sarebbe carino se aggiungessero la possibilità di ottenere i punti esperienza anche quando catturi Pokémon. Vediamo un po'. Secondo me, raga, è di tipo normale, il classico Bidoof. Normale lotta. Penso che sia comunque il classico Bidoof. Però normale lotta. È qualcosa. Ok, però ci sono troppi Pokémon. Questa è una cosa che non mi va. E soprattutto quali Pokémon? Comunque, è un gioco che a differenza ad esempio di Pokémon Uranium, che ha solo Fakemon, e forse è un po' esagerato avere solo Fakemon, mi sembra che abbia un buon mix tra Fakemon e Pokémon già esistenti. E quindi nulla, GG a Weedle un'altra volta, che dovrebbe diminuire però i tassi di incontri, perché non è che posso fare tre passi e incontrare Yamin, sai com'è. Tra l'altro poi in questa serie non mi allenerò neanche tantissimo i Pokémon, ragazzi, perché alla fin fine non so quanto sia lunga, quindi non so quanto ne varrebbe la pena. E poi l'allenamento è lentissimo. Premi il tasto X per aprire. Wow, meno male che ci sei tu, caro consiglio utile. Intanto otteniamo una pozione che non si butta mai via. Proseguiamo e dovrebbe esserci un'altra allenatrice se incontro un Pokémon qua mi incazzo. Ok. Ah, cos'è Federico Bullo? Vedo che hai già incontrato mio fratello Gennaro. Io non sono forte come lui, ma ti darò filo da torcere, ma. Cioè, adesso, il periodo di fertilità di una donna, penso che sia di circa 40-50 anni. Gennaro Bullo ci avrà qualcosa come 60 anni in sto gioco. Quindi, oddio, a meno che tu non abbia tante madri, a meno che non siate di madre diversa, la vedo un po' strana, ma vabbè, comunque raga, Bidoof in sto gioco è OP, non lo so, mi fa malissimo. Ma va che roba!
Cioè, mi sa che mi ha shottato qua. Vorrei. Mi ha aperto. Mi ha proprio. Mi ha devastato. Non c'è più il Pokémon. Allora, ma Mademo Trishaut che con il suo vocalizzo, sì, col vocalizzo pare essere fortissimo. Cioè, proprio si sente imbattibile. Vediamo se lo mandiamo giù. Tra l'altro, sarà così forte perché è stab? Non lo so, ma è davvero una mossa OP. Cioè, in confronto ad esempio Azione che non fa nulla. E soprattutto adesso, raga, controllo un attimo la potenza di questa mossa. Nel frattempo questo Bidoof va giù tantissimo. Olle. 60 punti esperienza per Trishaut che sale a livello 8. Impara pure Braciere, un'altra stab che ci sarà molto utile. E lo cambierai il Pokémon se solo non dovessi mandare in campo quello Yamin lì che non fa neanche parte del team. Ok, vedo che la tradizione di Rattata comunque si tramanda tra i fratelli, però questo è morto male. Diciamo che è un po' sotto a livello 100. Ok, sconfitto Bullo Federico, perfetto. Comunque Sparkle è scarsissimo. Pokémon Master 3.6, dove cavolo sarà questa fantomatica città? Questo cos'è? Cioè, piccolino come centro Pokémon, comunque, alla fin fine. Oddio, l'infermiera Joy, questa qua è la. Aspettate, è la. Alleva Pokémon di sesta generazione, se non sbaglio. O dei remake di Rubino e Zaffiro. Ok, perfetto. Questo qui è il market. Direi di andarci a prendere. Tre pozioni, qualche antidoto e qualche antiparalisi, penso che per ora possano bastare. E sì, alla fine le Pokéball cosa le prendo a fare? Che tanto non li cattura i Pokémon. No, però io sono curioso di vedere i tipi, quindi facciamo che 4 Pokéball le prendiamo, il resto dei soldi ce lo teniamo da parte per i barboni. No, via, ole. No, non mi metto a parlare a tutti, ma anche sì, vediamo un po' cosa dicono. Ho passato tutto il giorno a coltivare le mie piante. Sì, le piante. Certo, sicuro che è Baccarancia. Ok, perfetto, vedete che parlare alla gente è comunque utile. Andiamo a vedere cosa vuole sto karateka. Ho perso tutti i miei soldi mentre nuotavo sulla spiaggia. Non posso comprare. Perfetto. Perché no? Mi dà una bandana. Ok, perfetto. Vedete che, raga, sono stato. No, mi viene da ridere perché prima al market faccio questo qua, li teniamo per i barboni. E alla fine è andato davvero come avevo prebello questo. Ok, penso di aver trovato il primo bug. Non sapevo che tu fossi un allenatore, lo giuro. Ok, perfetto. Vuole combattere, manda in campo Wingull. A quale livello, però? Livello 6, davvero? Allora, sarebbe interessante che Sparkle imparasse una mossa di tipo elettro, perché ad esempio in questo momento sarebbe utilissima. Super suono, ecco, chissà se sono cambiati anche i tipi delle mosse, perché ad esempio Super suono avrebbe senso che diventasse di tipo suono, appunto. Però, cioè, non so se l'hanno fatto. Poi mi informerò al massimo. No, mi sa che mi ha shottato. Ok, mi sa che Sparkle è scarsissimo, raga. Mi sa che utilizzerò solo lo starter a sto punto. Perché o alleno Sparkle fuori parte un pochino per la prossima parte. Oppure mi sa che utilizzerò sempre Trishout. Perché, cioè, raga, non si può vedere, eh? Non mi shottare, ti prego. Ok, ecco, ad esempio questa qua è una cosa interessante. Perché se siamo di tipo fuoco-suono ed era efficace normale, vuol dire che il tipo suono. Trico, wow. Vuol dire che il tipo suono appunto resiste al tipo acqua. Quindi questa qua è una scoperta abbastanza interessante. Mentre invece questo qua muore malissimo. Ciao Trico, è stato un piacere. Ah, reggi pure. Utilizza botta. Sto facendo attenzione ai suoni che fanno le mosse per cercare di capire se c'è qualche differenza legata magari al tipo suono. E comunque, Madonna, cioè, non continuo, non mi smetterò mai di dire. Non mi smetterò mai di dirlo, non si dice. La Madonna, ma tu sei OP. Non smetterò mai di dirlo, ragazzi. Questo starter è stupefacente. Ok, ora vediamo cosa. Che effetto ha il tipo suono sul drago. Sono curiosissimo. Poco efficace. Ok. No, tuono onda che infamata. Ok, noi volendo abbiamo un'antiparalisi, ma io proverei. Con un graffio comunque. Avvolgibotta missa. Vediamo di colpirlo con graffio. Ok, perfetto, speravo in qualcosa di più. Proviamo con una braciere che è stab. Avvolgibotta mi ha preso stavolta. Non rimanere paralizzato. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo, ci avrei scommesso la vita. Va sempre a finire così. Allora, proviamo un'altra volta. Lui utilizza avvolgibotta. Noi abbiamo Yamin volendo. Dai, Trishout però, cazzo. Allora, vediamo di fare una cosa. Borsa. Bacche. No, perché bacche? Terapie. Madonna, sto impazzendo con sto menu, vi giuro.
Ok. Antidoto, mi sono dimenticato le antiparalisi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, sono riuscito a dimenticarmi gli antiparalisi. Che idiota. Fulmine sguardo. Dai, Trishaut, buttalo giù con sto braciere cattivo. Oh, potrebbe andare giù volendo, eh. E invece regge, lo bruci, no, eh. Ok, avvolgi botta e ci fa soffrire come al solito. Però ci toglie solo un PS per nostra fortuna. Lui fa fulmine sguardo, raga. Questo qua che fa fulmine sguardo non mi piace perché se mi fa una mossa fisica rischio di finire all'altro mondo. Ma l'abbiamo portata a casa. A meno che non abbia un altro Pokémon che non ho localizzato, però non mi sembrava proprio. Livello 10 per Trishaut che sta crescendo davvero molto. Vuole imparare botta in testa subito al posto di Ruggito che è di tipo suono. Mi sono accorto adesso che Ruggito è di tipo suono. Quindi sì, probabilmente Super Suono è diventata di tipo suono. Porca puttana. Invece ne ha un altro. Oddio, questo qua è fortissimo. No, non volevo fuggire, lo prometto. Allora, fermi. Botti in testa. Vediamo. Lui fa Ruggito che è di suono. Non avrà effetti aggiuntivi, no? No, fa il solito che deve fare. Botti in testa. Vediamo se lo mando giù. Cazzo, non gli ho fatto niente. Proviamo un vocalizzo. Se l'acqua è poco efficace sul suono, il suono potrebbe essere super efficace sull'acqua. Probabilmente perché il suono si propaga nell'acqua. Chissà. Sì, mamma mia. Non lo so se perché se il suono si propaga nell'acqua. Sinceramente non so neanche se il suono si propaga nell'acqua. Però avrà a che fare con queste cose. Non mi sembrano efficaci messe giù a caso. E intanto a Pokémon Master siamo 4.6. Questo vuol dire che su questo percorso ci saranno altri 6 allenatori. Curami i Pokémon, tu. Olè. Tra l'altro ho notato adesso che sopra l'infermiera c'è tipo una TV che mostra dei Pokémon. Infermiera. No, 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 no. Arrivederci, allenatore. Bella frat. No, come cazzo si correva con la Z, giusto? Madonna, i lapsus. Tra l'altro eccola lì l'ombra. Tu. Ludopoli è una città tranquilla, infatti. Questa qua è la canzone di Usteria, sapete che non ricordo dove cavolo fosse sta canzone? Cioè, di che città fosse? Ah, così. Oh, c'hai tutte le ragioni del mondo a lamentarti perché ti sono entrato in casa. Però potevi essere un po' più gentile. Cioè, mi hai proprio preso e mi hai detto tu adesso mi sfidi perché sei entrato in casa. Ok, Sparkle, questa dovrebbe essere una buona preda per te. Perfetto, anche statico. Cioè, io praticamente Sparkle lo utilizzerò per questo in questa serie. Lo metto in campo, faccio paralizzare l'avversario facendolo colpire e poi vado con Trishaut. Ok, continua a fare azione. Noi urco giù da questa azione qua, faceva malissimo. Azione dovrebbe andare giù. Comunque, ragazzi, io penso di stoppare sui 20 minuti. Adesso mando in campo un. Ok, dai, Warpole, ti prego. Ecco, se il nostro caro uccellino elettrico imparasse una mossa anche di tipo volante per dire. Sarebbe una stab, sarebbe utile. 1000 bave, ci diminuisce la velocità. Oddio, non so se attaccheremo per primo. Attaccherà per primo lui. Direi che attacca per primo lui, però per fortuna fa 1000 bave. Quindi è stupido, a meno che azione non fallisca. Ma non dovrebbe perché ha precisione 100% aggiornato. Manda giù Warpole, sarà a livello 6. Se non impara una mossa io lo deposito. No, perché è proprio tuo Onda, zio? Spearow, allora basta, mandiamo Trishaut, utilizziamo un vocalizzo, lo mandiamo a casa, raga. Vai Trishaut, rendimi fiero. Sono le 21:45, raga, io devo andare a ripassare un pochino italiano. Vocalizzo, giù. Giù, vero? Cioè, muori. Ma cioè, il tipo suono, spiegatemi, è super efficace su tutti, a parte che sul drago, non so, ogni volta che lo utilizzo ammazzo qualcuno. Ok, e abbiamo vinto, perfetto. Otteniamo 5 su 6. Mi casa e stu casa, mi fa piacere che tu abbia preso lo spagnolo. Ok, questa qua deduco sia la nuova città. Quando andrò in pensione mi trasferirò sicuramente ad Alola. Geni! Geni! Che cazzo siete? Oddio, chi sono quelli, raga? Ok, qua non so neanche dove sto andando io, sinceramente. So solo che che di qua non si può andare. Allora, aspettate. Chi sei? Ehi, amico, sei diretto alla palestra? Sì. Ok, sì.
Ok, no, aspettiamo un attimo, questa cosa qua la faremo nel terzo episodio. Adesso esploriamo, direi, ragazzi, un po' la città, anche perché dobbiamo trovare un sesto allenatore da affrontare, se non sbaglio, quindi forse è anche il caso di sgamarlo, che sarà in queste case. Guardalo qua lo stronzo. Ah no. Deduco che questo sia un bug. Ma noi non ci facciamo domande. Comunque ci ha dato avanzi con uno strumento risaputamente utilissimo. E incredibilmente non ci sto facendo l'ironia. Ok, cioè praticamente noi andiamo in giro e sono il fratello di quel. Sono il figlio di quello che è morto. Dammi le cose e ce le danno. È molto bello sto mondo. No, sul serio. Con te avevo già parlato, sai che non ricordo? Sì. Sì, ho voglia, se avevo già parlato. Oh, quello è il centro Pokémon, ma per ora non ci serve. Quella casa ci sono appena entrato, quella pure. Quella non c'è. E qua cosa c'è? Sarebbe? Ah, questo penso sia il laboratorio del prof. Ok, raga, io direi che oggi per oggi possiamo interromperci qua. Spero che questa serie vi stia piacendo, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, passate ai social in descrizione e rispondete alla domanda del giorno che sarà qua sotto nella sidebar. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.